le cose realmente innovative, però o meglio gli elementi di novità che forse abbiamo acquisito tramite le ispezioni e gli accessi civici, però questo rapporto dà una panoramica ovviamente dal punto di vista del CPR di Ponte Galeria sulla detenzione amministrativa, e il CPR di Ponte Galeria sicuramente ha una peculiarità. Uno dei primi CPR, in realtà si chiamavano CPTA, aperti sul territorio il 5 agosto del 1998, è stato per lungo tempo uno dei centri più grandi d'Italia, con 300 posti, che poi sono diventati 210, attualmente sono 125, e oggi è l'unico in Italia ad avere una sezione femminile, che come vedremo ha come capienza regolamentare solo 5 posti, quindi noi oggi abbiamo per l'intero territorio italiano solo 5 posti nel CPR di Ponte Galeria. È anche uno specchio da cui guardare la detenzione amministrativa per i processi di privatizzazione, perché per 12 anni è stato gestito dalla Croce Rossa, poi come sappiamo nel 2010 è passato alla cooperativa Xilium e si è avviato un processo di privatizzazione che ha visto nel 2021 arrivare a gestirlo la multinazionale elvetica Orsa. La multinazionale elvetica Orsa, vado veloce, è un colosso nell'accoglienza e nel trattenimento in tutta Europa, gestisce strutture, servizi ausiliari nelle carceri in Germania, Svizzera, Austria e da alcuni anni anche in Italia. Ha un lobbista in Parlamento, cosa che ci ha lasciato molto scioccati, perché è l'unico ente gestore di un CPR ad avere e ad avvalersi di una società di lobbying in Parlamento che si chiama Telos Analisi Strategie, della stessa di altre grandi aziende come la casa automobilistica Toyota, con la differenza che la Toyota ovviamente fa attività di lobbying magari vendendo più auto, e invece ovviamente Orsa quello che fa è chiedere più persone da detenere, più centri di trattenimento, perché su questo si basa il suo business in Italia, ed è già una bella anomalia. Nel 2021 ottiene, come vi dicevo, l'appalto per la gestione del CPR di Ponte Galeria, è un appalto da 7 milioni di euro, in questo momento siamo in proroga. È una proroga che dovrebbe di fatto scadere il 31 ottobre, ma il nuovo bando che è stato pubblicato sul sito della prefettura per trovare un nuovo gestore del luglio 2024 ancora deve essere definito, quindi per i prossimi mesi aspettiamoci di avere ancora Orsa alla guida del CPR di Ponte Galeria. Devo dirvi qui una cosa che entra un po' nel merito delle ispezioni. C'è una cosa molto distopica che avviene quando si entra nel CPR di Ponte Galeria, cioè si trovano una serie di cartelli che fanno parte della politica aziendale di Orsa che sono a tratti inquietanti. Questo ci ha colpito notevolmente, per questo l'abbiamo messo. C'è questo cartello che sta dietro ad una sbarra in cui si dice: vi diamo il benvenuto, siamo lieti di potervi assistere e sostenere durante il vostro soggiorno. Si promettono attività ricreative e culturali, attività per il tempo libero, laboratori occupazionali, e si finisce con: vi auguriamo un piacevole soggiorno. È stata una delle cose più violente che penso abbiamo visto all'interno di quel luogo, per lo scenario distopico che si creava. Andando veloce, la cosa importante da evidenziare, che evidenzieremo qui, sono le condizioni di detenzione e soprattutto quelle che sono state le attività ispettive fatte dalla prefettura, perché tramite gli accessi civici generalizzati siamo riusciti a ottenere quelle che sono le relazioni dell'attività ispettiva fatta dalla prefettura, e quindi andremo a vedere brevemente quelle che sono state i decreti di penalità emessi nei riguardi di Orsa, e alcuni sono davvero paradossali. Allora, questo è il CPR di Ponte Galeria, sezione maschile. Come vedete ci sono delle alte interriate in ferro e cemento, appunto. La sezione maschile ha avuto dei pannelli ulteriori che sono stati messi per evitare le evasioni, le sommosse, le rivolte, e l'effetto è davvero quello di una gabbia, ok? La capienza regolamentare è quella di 125 posti, di cui 5 per le donne, quella effettiva è di 104 dopo che vi è stata la chiusura della quinta sezione in seguito alla morte di Usman Silla. Il 3 ottobre noi, quando abbiamo fatto la visita ispettiva, abbiamo riscontrato la presenza di 69 persone, di cui 3 donne. Ora, andando a vedere i moduli detentivi, questo è stato possibile nella visita con la deputata Scarpa del 18 giugno, ci siamo resi conto che siamo nell'ambito di condizioni di detenzione
ai limiti della violazione dell'articolo 3 della CEDU, ok? Perché dico questo? Perché siamo entrati in una prima cella di pernotto e ci siamo stupiti e stupite dal constatare che vi era una cella di 25 metri quadri in cui dormivano 8 persone per terra su materassi usurati, privi di reti, ok? Questo in una prima cella, cioè voi vedete quei mobiletti, dietro ci sono dei materassi di gomma piuma appoggiati per terra senza le reti. In un'altra stanza vi erano invece i materassi, vi erano invece le reti senza i materassi, quindi non si può avere entrambe nel CPR di Ponte Galeria, o le reti o i materassi, entrambe no. Questo è stato quello che abbiamo visto con i nostri occhi il 18 giugno in un modulo di pernotto. Quello che invece abbiamo riscontrato il 3 ottobre è stato che due moduli della sezione maschile risultano essere in questo momento chiusi per manutenzione, per un totale di 48 posti. Questo non sappiamo se sia stato meno confermato, erano vuoti quando siamo entrati noi, gli operatori ci hanno detto che erano chiusi per manutenzione, i detenuti si lamentavano del fatto che questo comportava un eccessivo sovraffollamento nelle celle di pernotte e quindi il fatto di essere ancor più in affanno rispetto alle condizioni di detenzione. La sezione femminile ci torniamo dopo perché è per noi molto importante, è un po' il centro del rapporto, però davvero dà una sensazione di desolazione assurda. Le immagini che vedete con i dipinti risalgono al 2014, ce l'ha passata Francesca Esposito della cooperativa Be Free. Questi dipinti non ci sono più, non si dà la possibilità alle donne di fare nulla all'interno, loro vivono un sistema di detenzione ancora più afflittivo perché sono in 4, 5, ma sono costrette a stare nei moduli perché di fatto non hanno possibilità di muoversi liberamente, come vedremo, e soprattutto molto spesso non hanno la possibilità neanche di interloquire tra di loro. Chi proveniva dal carcere di quelle donne ci diceva quello che prima evidenziava la consigliera Biolghini, cioè meglio il carcere rispetto all'attività che ci sono all'interno, perché qui il tempo diventa un'ulteriore afflizione. Ora, rispetto alle criticità, e qui veniamo alle sanzioni della prefettura, noi abbiamo riscontrato nelle ispezioni che abbiamo fatto delle condizioni igienico-sanitarie indegne. In alcuni casi abbiamo riscontrato casi di scabbia, cioè un ragazzo che si è avvicinato pieno di una dermatite evidente su tutto il corpo, ci ha detto io sono affetto da scabbia e sono costretto a dormire fuori dalla cella di pernotto perché i miei compagni hanno paura che io possa infettarli. Questa cosa è drammatica perché nel CPR di Ponte Galeria non c'è un locale di osservazione sanitaria, nonostante questo sia previsto dalla normativa. E quindi il fatto che ci sia una persona potenzialmente con la scabbia e che sia costretta a dormire al di fuori delle celle di pernotte è una cosa che abbiamo portato all'evidenza dell'amministrazione. L'altra cosa che è apparsa evidente è la mancanza di vestiario e beni di prima necessità. Questa è stata una denuncia che ci hanno fatto le persone detenute. E attraverso gli accessi civici abbiamo riscontrato come la stessa prefettura nel luglio e nel giugno del 2023 è andata a evidenziare come in quel periodo non vi erano delle pulizie adeguate, vi era l'impossibilità di comprendere quanto veniva distribuito nei kit d'ingresso. La cosa davvero che mi ha lasciato scioccata è che si contesta che non venivano distribuiti i beni di prima necessità e quindi che una donna entrata in un periodo estivo ha visto consegnarsi solo un pigiama invernale e un rotolo di carta igienica per 2 settimane. Questo è quello che dice la relazione ispettiva della prefettura, che però aggiunge anche su questa ispezione, vabbè, ma poi il 31 luglio Orsa ha chiarito tutto con una nota che noi non abbiamo e di conseguenza non abbiamo emesso alcun decreto di penalità. Papale, l'ho trovato là. Però è anche vero che per il periodo febbraio 2022-giugno 2023 comunque la prefettura di Roma ha decurtato, perché si va in decurtazione, 2.700 euro ad Orsa per una mancata parziale distribuzione dei kit di primo ingresso, quindi c'è stato il riconoscimento di questa violazione.
Altre criticità, vado veloce. La luce è un lusso, lo diceva il garante Mauro Palma già tanti anni fa. Il sistema è centralizzato, non si può accendere, non si può spegnere. Questa è una pratica stigmatizzata anche dal CPT, ma che comunque continua ad avvenire. Cosa gravissima su cui poi non ritorniamo più è la questione dei campanelli d'allarme. Cioè, ancora oggi, dopo la morte di Usman Silla, avvenuta il 4 febbraio, in cui la procura sta accertando eventuali ritardi perché non c'erano i campanelli d'allarme e i detenuti si sono sbracciati davanti alle telecamere per avvisare che c'era una persona che si era tolta la vita, ancora oggi non ci sono i campanelli d'allarme nei moduli detentivi. Questo è quello che avviene e il direttore te lo dice tranquillamente, cioè nel senso non si nasconde rispetto a questo, così come lo dicono le forze di polizia, ma i campanelli oggi sono un dispositivo salvavita, dato i tentativi quotidiani di suicidi che ci sono, quindi è una roba che deve essere per forza messa in evidenza e per forza contestata. L'altra cosa che vi dicevo è che di fatto si tratta di un regime non aperto, come richiederebbe il CPT, il Comitato Europeo di Prevenzione della Tortura, ma chiuso, cioè per la maggior parte del tempo le donne e gli uomini sono chiusi all'interno dei moduli abitativi, non hanno la possibilità di girare all'interno del centro, e questo contraddice, come diceva, il regime aperto del CPT, ma crea un senso di afflizione ancora maggiore, in assenza anche di attività. Abbiamo altre questioni rilevanti, in particolar modo sull'aspetto della mensa e della qualità del cibo. La mensa, pur essendoci, è inutilizzata da tantissimo tempo. Quindi nella sezione maschile ci sono, per capirci, dei tavoli, però delle panche senza schienale in cui le persone possono mangiare. Nella sezione femminile manco questo molto spesso, quindi noi abbiamo assistito alla distribuzione del cibo il 18 giugno che veniva mangiato direttamente sul letto dalle donne detenute. Ma la cosa drammatica è quello che riguarda la qualità del cibo, perché la prefettura ha irrogato il 6 agosto 2022 delle sanzioni pecuniarie pari a 8.000 euro ad ORS per tutta una serie di cose molto gravi, cioè il fatto che non ci fosse l'etichettatura alle vaschette monoporzioni, il fatto che non si indicava chi fosse il centro di cottura, tutte questioni che riguardano la conservazione e la distribuzione del cibo, che confermano quanto i detenuti dicono rispetto alla qualità del cibo infima. E la cosa che bisogna evidenziare è che successivamente, cioè il novembre del 2023, nuovamente vi è stata una sanzione erogata dalla prefettura ad ORS sempre per la scarsa qualità del cibo somministrato. Anche la ASL in realtà avrebbe un compito di vigilanza rispetto alla qualità del cibo somministrato. Peccato che quando siamo andati a chiedere: ciao ASL Roma 3, quanti sopralluoghi hai fatto negli ultimi 3 anni? Ha detto: io sopralluoghi uno ne ho fatto ad aprile 2024 perché me l'ha chiesto la procura, per il resto non ho fatto nient'altro. E ovviamente me l'ha chiesto la procura, un atto giudiziario che li posso dare. Quindi la ASL nero su bianco ci ha detto: noi da 3 anni a questa parte non abbiamo mai fatto attività ispettive. Se questo sia vero o no, non lo so, però loro hanno scritto nel frattempo. Ora, velocemente, sulla questione delle mancanze di attività lo sappiamo, cioè mancano attività, la biblioteca è chiusa, non c'è la possibilità di esercitare il proprio culto, nel senso noi abbiamo visto due uomini il 18 giugno pregare su una coperta sporca davanti alla cella di pernotto perché è chiuso il locale di culto. La cosa interessante da evidenziare però è che accanto all'ambulatorio c'è un registro delle attività che ti dice: allora c'è A Buon Diritto, c'è Differenza Donna, c'è la Caritas, c'è Sant'Egidio, c'è Be Free, quindi dà una serie di attività che sono completamente fittizie, non corrispondenti al vero. Questa cosa è presente da sempre perché di fatto dopo la pandemia solo due associazioni continuano ad entrare, A Buon Diritto e la Comunità di Sant'Egidio. E è così vera questa cosa che il 6 novembre del 2023 la prefettura random, così, ha deciso che doveva fare qualcosa e quindi ha sempre emesso un decreto di penalità di 23.000 euro a ORS per la mancanza, per non aver siglato questi protocolli. Ora, io ho già finito il tempo a disposizione, andiamo via.
Allora, facciamo così. Allora, ci sono tutti dei dati molto interessanti che però si possono leggere nel rapporto riguardanti le persone detenute, ok? Con le percentuali, perché abbiamo fatto gli accessi civici anche sul 2024. La cosa che mi interessa dire in questo momento è solo una, cioè che nel 2024, per i primi mesi, noi abbiamo avuto un... Dal primo gennaio 2024 al 31 luglio sono state detenute nel CPR di Ponte Galeria 675 persone, tra cui 50 donne, ok? Nel 2023 il numero delle donne complessivo è stato di 45 donne. Nei primi 7 mesi del 2024 siamo già a 50 donne detenute. Questo significa che stiamo avendo un aumento, un rafforzamento, anziché uno svuotamento, della detenzione femminile, ok? Ora, la cosa che mi interessa qui evidenziare è chi sono le donne che noi abbiamo incontrato. Perché? Perché sulla sezione femminile, a nostro avviso, bisogna fare un lavoro e bisogna arrivare a svuotare immediatamente, anche attraverso un'azione incisiva del comune, quel luogo. Noi abbiamo incontrato ex collaboratrici domestiche che hanno perso il contratto di lavoro e quindi hanno perso anche il permesso di soggiorno. Abbiamo incontrato donne potenzialmente vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e abbiamo incontrato donne che avevano una storia di violenza alle spalle, diciamo, molto sofferta, e poi dopo Valentina ci racconterà un caso che abbiamo seguito. Ma a me interessa evidenziare solo alcuni casi velocemente. In particolar modo come molto spesso, e lo vedremo anche con un caso di una maggiorenne, quando abbiamo la convalida da parte del giudice di pace e poi la persona sa che può richiedere asilo e quindi riesce a richiedere asilo, poi quella convalida del giudice di pace, quando arriva dinanzi al tribunale, non viene confermata. Questo capita spesso e evidenzia come, ad esempio per questa donna, che è una donna di 48 anni, marocchina, in Italia dal 2008, che ha sempre lavorato, che si è trovata senza lavoro da collaboratrice domestica e quindi è finita ad essere senza dimora e a trovarsi nel CPR di Ponte Galeria, il tribunale ha smontato tutte le tesi della questura dicendo: non può ritenersi pericolosa questa donna perché non ha nessuna condanna, solo una denuncia per occupazione di immobile dato dallo stato di indigenza. Non è concreto il pericolo di fuga di questa donna perché ha una sorella che vive in Italia e soprattutto perché sta in Italia dal 2008. Caro questore, mi devi motivare i decreti di trattenimento perché non mi li stai motivando e hai emesso un decreto di trattenimento che è irragionevole, sproporzionato, e conclude questa bella sentenza dicendo che questo bel provvedimento dicendo che in realtà questa donna doveva essere accolta, non trattenuta, ma nel frattempo si è fatto comunque un'illegittima detenzione. Ora, andando avanti e venendo a delle cose abbastanza importanti che però richiedono, andiamo direttamente alla direzione dei servizi. Allora, noi sappiamo bene che tutti i servizi all'interno del CPR sono privatizzati. Sappiamo bene che le tabelle di dotazione del personale prevedono anche un monte ore ridottissimo. Per capirci, il servizio di informazione normativa è solo per un CPR come Ponte Galeria di 125 persone pari a 16 ore alla settimana. Qualcosa in più è prevista nel nuovo capitolato, noi siamo con quello del 2021. Tenete presente che i servizi sono calibrati in base alla capienza effettiva, non in base alla capienza regolamentare. Ma la cosa allucinante è che nonostante abbiamo un monte ore già insufficiente, Orz è riuscita a violare sistematicamente la tabella di dotazione minima del personale. Quindi da febbraio 2022 a giugno 2023 la prefettura gli ha comminato delle decurtazioni di 108.000 euro. Ovviamente per Orz, che è una multinazionale, queste sono minuzie. Però è importante evidenziare cosa? Che lo strumento delle sanzioni è completamente inefficace, ma soprattutto non tiene conto che avere meno personale significa ledere ovviamente i diritti delle persone detenute, che in questo caso sono solo un gioco di fatturazione, perché nulla si dice qui, nonostante il contratto preveda la possibilità di risoluzione per violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute.
diciamo, su come questa mancanza abbia inciso sulle persone stesse. Ora, ci sono altri sopralluoghi che sono stati effettuati dalla questura, ma non posso soffermarmi. Vado solo sul diritto di informazione normativa, qui è un bel paradosso. Vedrete come diciamo, c'è una tabella che indica le ore effettive che il servizio di informazione normativa, in cui il servizio di informazione normativa è stato erogato da Orsa. Ora, le ore al mese sono di 64, il servizio di informazione normativa dovrebbe essere di 64 ore al mese. ORS a luglio del 2022 ha erogato 8 ore per le relazioni che ORS stesso invia alla prefettura. Cioè, quindi noi abbiamo avuto nel 2023 un meno 20% rispetto a quanto previsto dalla tabella di dotazione minima. L'altra cosa che ovviamente è un problema molto grosso e su cui vado velocissima è l'attestazione di idoneità al trattenimento, il tema del diritto alla salute. Ci sono vari problemi che non possiamo affrontare ma che accenno. Anzitutto l'attestazione di idoneità, qui vedete un modello, no? Come viene fatta questa attestazione di idoneità? Ormai lo sappiamo tutti e tutte che queste attestazioni di idoneità sono del tutto illegittime quando vengono fatte in questo modo, perché si limitano a certificare l'assenza di malattie infettive. Davanti ad una certificazione di questo tipo, un giudice di pace o un'autorità giudiziaria non dovrebbe convalidare, perché questo certificato è illegittimo in base all'articolo 3,1 della direttiva Lamorgese, ok? Quindi è una cosa che dovremmo rimarcare. L'altro problema è che noi abbiamo una problematica riguardante le mancate richieste di idoneità al trattenimento che una volta che la persona è entrata deve richiedere il personale dell'ente gestore. Cioè l'attestazione di idoneità la deve fare l'autorità sanitaria pubblica, anche se la direttiva Lamorgese un po' ha istituzionalizzato delle prassi legittime su questo. Una volta che la persona entra, se si sviluppano successivamente delle situazioni incompatibili con la vita in comunità ristretta, tocca al personale interno, al medico interno, andare a chiedere alle ASL una nuova rivalutazione, ok? Questo molto spesso non avviene. È emblematico il caso di quest'uomo che abbiamo incontrato durante le ispezioni, che proveniva dal carcere, nel carcere aveva le stampelle, quando dal carcere è stato fatto entrare nel CPR, gli sono state tolte le stampelle e gli è stata data una sedia da ufficio. Quindi lui è costretto a muoversi su quella sedia a rotelle, adesso è uscito, non sta più lì, ma ovviamente le stampelle non sono ammesse nel CPR per motivi di sicurezza, quindi tutti coloro che hanno gestito le stampelle sono idonei al trattenimento. Ed è allucinante che l'ente gestore, i medici dell'ente gestore abbiano consentito che questa persona rimanesse in quel luogo. Ora, sull'abuso della somministrazione di psicofarmaci, questa è diciamo, la bolla degli psicofarmaci che siamo riusciti ad acquisire nell'ispezione del 18 giugno. Quello che potete vedere è che dal 1 al 17 giugno questi sono gli psicofarmaci che sono stati, acquistati da ORS, non dalla ASL, e trovate 60 confezioni di Rivotril e 30 di Diazepam per una popolazione che allora si aggirava a 75-80 persone. Ovviamente questo è un abuso nell'acquisto, non sappiamo se è un abuso nella somministrazione, però sicuramente è strano che il Rivotril, che è un farmaco antiepilettico che ha come effetto indesiderato la somnolenza, venga acquistato in maniera così imponente. La cosa che dobbiamo evidenziare è che noi abbiamo riscontrato nelle cartelle sanitarie che abbiamo acquisito sempre con la deputata Scarpa un abuso di psicofarmaci senza prescrizione medica, perché abbiamo acquisito queste cartelle sanitarie ma non vi era nessuna relazione che andava ad indicare perché questa persona stava prendendo metadone, Rivotril, chetiapina, e quindi senza delle ricette che li prescrivessero. L'altra cosa da evidenziare è che oggi ci sono, e finisco, c'è un protocollo con la ASL che prevede per 3 ore alla settimana una psichiatra all'interno. Noi abbiamo il timore
che questo possa portare ad una deriva manicomiale. Abbiamo visto come la psichiatra all'interno in questi mesi non abbia fatto quello che doveva fare. Ci sono delle donne detenute che hanno chiare vulnerabilità e che stanno lì da 3 mesi, in particolar modo una donna russa con chiari indicatori di tratta che è lì da 3 mesi, e abbiamo il timore che gli psichiatri all'interno non debbano entrare, perché le persone psichiatriche sono quelle che devono uscire dal CPR di Ponte Galeria, e che quindi si rischi di normalizzare la detenzione di persone con problematiche psichiatriche, finendo davvero per trasformare questi luoghi in quello che già un po' sono, cioè dei manicomi. Allora, ci sarebbe tanto da dire, lo trovate ovviamente sulla monomissione, la bonosità dei registri sanitari degli eventi critici. Io dico solo una cosa, cioè adesso Valentina Muglia, diamo la parola e ci parlerà di un po' di storie e soprattutto farà delle proposte diciamo al Campidoglio in particolare. Posso fare una domanda? Mo? No, rispetto a quello che hai detto, vai. Non capisco perché le stampelle, cioè in carcere, si possono portare. Lì no, che vuol dire? Il problema di sicurezza, hai detto, che vuol dire? Quello è un posto dove ci sono persone più pericolose che in carcere? Allora, scusate, una domanda ingenua. Allora, immagino che poi adesso c'è il garante qui davanti, però in carcere si può cucinare, e hanno i fornelletti e si può cucinare. Nei CPR non si può cucinare, non hai possibilità di andare a prendere un fornelletto e fare. Quindi ci sono delle restrizioni. Sulle stampelle siamo sicuri del fatto che non vengano fatte entrare. E siamo altrettanto sicuri che le persone che... Ovviamente la nostra battaglia non è per fare entrare le stampelle, no, per far uscire chi ha... Il tema è di qual è il concetto che sottostà a questi posti. Ah, no, non c'è, cioè nel senso lo condivido. Prego, vado. Grazie. Io proverò a raccontarvi in poco tempo queste 3 storie che abbiamo scelto di inserire all'interno del rapporto. In realtà avrebbero bisogno, diciamo, per dignità di una trattazione molto, molto più approfondita, però le abbiamo scelte perché sono emblematiche degli effetti, degli impatti patogeni che il trattenimento all'interno dei CPR ha sulla vita delle persone migranti. Sono esempi drammatici di violenze, di abusi sistematici che avvengono all'interno di questi luoghi. Nello specifico, queste 3 persone sono transitate dentro Ponte Galeria, 2 delle quali hanno trovato la morte in seguito al trattenimento a Ponte Galeria, e sono Hussein Ben Abdelatif e Usman Silla. E poi la storia di CF, conosciuto anche come Giovanni, che è invece una storia, diciamo, che fortunatamente è differente, perché questa persona è riuscita a uscire, e poi racconteremo come siamo riuscite a farla uscire, e ce ne parlerà sicuramente anche Rachele Scarpa, che è qui con noi e che è stata anche lei una delle persone che ha lottato per far sì che questo accadesse. E che sono tutte storie appunto accomunate dalla drammaticità della violenza, non solo della detenzione, ma anche dei protocolli sanitari che vengono adottati nei CPR e che, come diceva prima Federica Borlizzi, seguono una logica manicomiale. Queste sono anche parole che sono state utilizzate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che da ultimo, il 4 luglio 2024, ha ordinato la liberazione di Giovanni, di CF, e ha utilizzato proprio questa indicatore di logica manicomiale, che era sottesa al trattenimento di questa persona, ma che è sottesa al trattenimento di tutte le persone che hanno delle vulnerabilità psichiche evidenti. Questo lede il diritto alla salute, il diritto alla dignità, ma anche il diritto alla vita. Hussein Ben Abdelatif muore il 28 novembre del 2021 dopo 63 ore legato a letto mani e piedi nell'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato detenuto dentro Ponte Galeria. Viene spostato lì in un ricovero che non verrà mai formalizzato come trattamento sanitario obbligatorio, in un letto, in un ricovero di urgenza, in un corridoio, viene lasciato lì e muore dopo 63 ore legato al letto, imbottito di psicofarmaci, ce lo dirà anche l'autopsia, per arresto cardiaco circolatorio. Era una persona che aveva bisogno di assistenza, una persona che aveva bisogno di aiuto psicologico, e che invece ha trovato la detenzione in tutte le sue forme più violente, prima quella amministrativa, poi la contenzione fisica all'interno di un ospedale, in un reparto psichiatrico, e poi la morte.
Wissam nell'autopsia ci sono 3 sedativi che trovano nel suo corpo, di cui solo 2 sono segnati nella cartella clinica, quindi ci sono una serie di abusi, di mancanze, di forse manomissioni, non sappiamo, ma la cosa drammatica di questa storia, di questo giovane ragazzo di 26 anni che proveniva dalla Tunisia, una storia che non ha autogiustizia, cioè la sua famiglia e il comitato Verità e Giustizia per Wissam chiede da, appunto, da novembre del 2021 che sia fatta giustizia su questo caso e che siano indagate le responsabilità della direzione sanitaria dell'ASL Roma 3 circa la morte di Wissam Ben Abdel Latif, cioè è una persona che è morta nelle mani dello Stato e ha conosciuto ha incontrato vari attori nel suo percorso che poi hanno portato alla sua morte. Una storia appunto più recente, anche questa drammaticamente famosa, è quella di Usman Silla, che è morto il 4 febbraio dentro Ponte Galeria. Usman si è tolto la vita come gesto, come dire, estremo di rivolta, impiccandosi nella cella di pernotto appunto di Ponte Galeria. E dopo una storia terribile che accomuna tante delle persone che poi vengono detenute dentro Ponte Galeria, una storia di non accoglienza, quindi Usman arriva 6 mesi prima della sua morte, non viene fermato a Ventimiglia, quindi da lì inizia il suo calvario, finisce in una casa famiglia per minori non accompagnati perché dichiara di essere minorenne, probabilmente alla ricerca di maggiore tutela e protezione. Quello che trova è una casa famiglia dove subisce, nella provincia di Cassino, molto probabilmente abusi e violenze, che lui denuncerà irrompendo nel consiglio comunale di Cassino, mostrando, togliendosi la maglietta, ci sono dei video di questa e testimonianze di questo avvenimento, dove fa vedere i segni che ha sul corpo. Ad oggi la casa in questione, la casa per minori non accompagnati, è stata chiusa per irregolarità amministrative. Usman, quando denuncia questo, chiede aiuto. Quello che ottiene è che il questore gli dà l'espulsione, quindi Usman finisce nel CPR di Trapani. Qui inizia il secondo calvario. CPR di Trapani inizia a essere imbottito di psicofarmaci anche lui. Successivamente a delle rivolte interne all'interno del CPR di Trapani, mezzo CPR diviene inagibile e viene quindi trasferito nel CPR di Ponte Galeria. Ci starà solo una settimana, anche qui viene imbottito di psicofarmaci, e poi il 4 febbraio viene trovato senza vita. Il suo avvocato, uno dei suoi avvocati della famiglia di Usman Silla, che è Gaetano Mario Pasqualino, dice che è ampiamente documentata, provata la somministrazione di neurolettici e di grossi dosi di psicofarmaci a Usman Silla, che è provata e documentata sia a Trapani sia a Ponte Galeria. In più a Ponte Galeria c'è una brusca interruzione di questi farmaci e poi la sua morte nelle ore cronologicamente successive a questa brusca interruzione. Quindi quello che la famiglia tramite il team legale e che chiede e che anche noi ovviamente chiediamo, credo come società civile tutta, è quella di indagare le responsabilità che ci sono dietro questo suicidio, perché non può essere archiviato come semplice suicidio, ma bisogna indagare se ci sono state le responsabilità dietro che possano aver portato, aver condotto poi a questo tragico evento. L'ultima storia che provo a restituire è quella di CF, che è una persona che è conosciuta anche come Giovanni. Questa persona è stata trattenuta per 9 mesi in isolamento nel CPR di Ponte Galeria, nella sezione femminile, è stata una persona che è stata liberata solo a luglio del 2024 grazie all'intervento di tanti soggetti che sono appunto che hanno provato a intervenire per ottenere la sua liberazione. CF è una persona che poi si scoprirà successivamente essere addirittura comunitaria, quindi non doveva neanche essere trattenuta all'interno del CPR, ed è una persona con gravissime vulnerabilità psichiche che non aveva assolutamente alcuna idoneità al trattenimento, cioè sarebbe bastato veramente poco per non farla finire lì dentro, per non far finire questa persona lì dentro, e anche una rivalutazione successiva al suo trattenimento. Invece sono passati ben 9 mesi di totale isolamento in queste gabbie, dove appunto nella sezione femminile, lo accennavamo prima, questo isolamento è ancora più violento perché ci sono 8 moduli per 5 posti e non c'è alcuna ragione che queste persone siano trattenute, isolate tra di loro e in un regime chiuso, e contrariamente quindi al cosiddetto regime aperto che viene richiesto dai garanti e dal CPT.
nonché dal buon senso, e è una persona che appunto si trovava con grandissime vulnerabilità psichiche e che ha incontrato anche qui soggetti che gli stessi operatori dell'ente gestore e la stessa prefettura si rendevano conto che era una persona non in grado di intendere e di volere, ma la ASL di Roma 3 non ha fatto niente. Il questore ha chiesto la proroga del trattenimento di questa persona per 3 volte e il giudice di pace per 3 volte l'ha prorogata. Cioè, veramente, chiunque avrebbe potuto dire questa cosa non è possibile. Cioè, è una storia, come dire, da film dell'orrore, ma non è una storia eccezionale. È questo che proviamo a raccontare con queste piccole restituzioni di queste storie drammatiche. Non sono storie eccezionali, sono le storie delle persone trattenute in questi luoghi e nello specifico nel lager di Ponte Galeria. Quindi, brevemente, vi dico che CF appunto è una persona che poi è stata liberata. Perché? Perché la sua storia è divenuta nota grazie all'ingresso prima della parlamentare Evi e della Sette, che c'è stato appunto un'inchiesta giornalistica per cui ha pugato, come dire, è diventata una notizia nota. C'è stato l'intervento anche della garante comunale delle persone prima della libertà personale, Valentina Calderone. C'è stato un intervento dell'associazione Bifrica Antitratta, che ha avuto un colloquio con questa persona. C'è stato l'intervento della deputata Rachele Scarpa, che è entrata in delegazione, in cui era presente anche appunto l'avvocata Borlizzi e l'etnopsichiatra Monica Serrano, dove hanno potuto vedere direttamente questa persona che il 18 giugno si trovava ancora lì dentro in quelle condizioni, era entrata a ottobre del 2023. E quindi solo grazie a aver messo insieme tutte queste energie, cioè quante persone, quanti soggetti a più livelli, massimi livelli istituzionali, società civile, team legali, cioè quanto sforzo per ottenere una cosa che è veramente il diritto minimo basilare, tramite quindi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla Corte di Strasburgo, a luglio questa persona è stata liberata. La Corte di Strasburgo ci dice c'è una logica manicomiale, ne ordina la liberazione immediata e soprattutto la presa in carico, cioè la parola cura, finalmente, no? Che nessuno di fronte a questa situazione ha preso in carico, ha avuto cura della salute psicologica di questa persona. Quindi questa persona è stata trasferita in una struttura psichiatrica pubblica e si è lavorato per aiutare nell'ottenimento dell'amministrazione di sostegno, essendo una persona appunto con una vulnerabilità importante, amministrazione di sostegno che è stata ottenuta e quindi, come dire, una storia che sta avvolgendo verso un finale positivo, si spera. Sicuramente la liberazione e la cura sono state due elementi chiave, quindi sono storie che ci raccontano dei vari passaggi che non funzionano tra questura, prefettura, ASL, ente gestore, giudici di pace, la ASL, gli psicologi interni, gli psichiatri esterni, cioè sono tutti dei pezzi che fanno parte di un sistema che però appunto non funziona. Abbiamo scritto 6 proposte con cui chiudiamo questo rapporto, perché molto spesso quando si parla di CPR ci viene domandato quindi cosa possiamo fare. Ecco, il Comune di Roma ha potere di intervento, può prendere posizione, può fare qualcosa sicuramente per ottenere, per arrivare alla finalità della chiusura, della abolizione totale del CPR di Ponte Galeria, come primo passo per la chiusura di tutti i CPR e tutti i luoghi del trattenimento delle persone migranti di questo paese. La prima cosa che chiediamo è sicuramente quello al Comune di aderire all'azione popolare del mondo accademico, che appunto seguirà dopo con questa presentazione, con una conferenza stampa, di aderire e di chiedere al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di chiedere al Ministero dell'Interno la chiusura del CPR di Ponte Galeria. Quindi prima di tutto di fare un atto, cioè di posizionamento politico. Siamo consapevoli che dopo la morte di Usman Silla la Giunta Capitolina ha comunque preso posizione, ha iniziato una commissione per la chiusura, di cui c'è stata un'audizione della Garante Comunale Calderone a maggio del 2024, ma noi chiediamo che questa commissione venga continuata con le sedute pubbliche e in presenza, perché è una questione che riguarda la società civile tutta. Noi chiediamo che è una commissione all'interno delle politiche sociali,
noi chiediamo l'audizione delle comunità razzializzate che vengono trattenute, l'audizione delle persone che sono state detenute all'interno di Ponte Vere, che possono testimoniare di vivere letteralmente, come ci hanno detto a noi quando l'abbiamo incontrato, peggio degli animali, l'audizione delle organizzazioni che da anni si battono per la chiusura di questi luoghi terrificanti, l'audizione anche dell'ente gestore, della questura, della prefettura, dell'ASL di Roma 3, cioè dei soggetti istituzionali che devono rispondere al Comune di Roma della loro responsabilità, di quello che accade là dentro, dove loro lavorano, dove loro dovrebbero vigilare, sorvegliare. Un altro punto importante, che sembra collaterale ma in realtà è estremamente importante, è l'attività di monitoraggio nei centri di accoglienza per i minori. Perché? Perché nel rapporto si parla anche di soggetti neomaggiorenni. Non sono pochi quelli che sono stati incontrati, che avevano compiuto 18 anni da una settimana, e come regalo di compleanno si sono ritrovati dentro il CPR di Ponte Galeria. Perché? Perché evidentemente nessuno si era curato di, dal punto di vista legale, di aiutarli, no? Di formalizzare un permesso di soggiorno, di formalizzare la loro, di regolarizzare la loro posizione. Quindi assolutamente monitorare quello che accade nei centri di accoglienza, potenziare queste attività per far sì che nessun'altra persona a compimento di 18 anni possa finire come regalo di compleanno all'interno di un lager simile. Potenziamento per un motivo molto simile o attivazione laddove non vi sia di sportelli nelle carceri. Perché? Perché il passaggio CPR carcere CPR è una ulteriore afflizione che si incontra moltissimo, cioè tante delle persone trattenute provengono dal carcere. Anche lì è mancato un pezzo, cioè vuol dire che queste persone, mentre scontavano la pena, non hanno avuto modo di formalizzare, no? Di regolarizzare la loro posizione, gli è scaduto magari il permesso o già non ce l'avevano, e quindi si trovano a poi dover scontare la seconda pena all'interno del CPR. Le persone molto spesso non lo sanno, cioè, quando escono dal carcere pensano di essere usciti, invece vengono mandati nel CPR. Presa in carico delle persone rilasciate dal CPR, cioè tutte le persone che fuoriescono dal CPR di Ponte Galeria sono persone che vanno a ingrossare le fila delle persone invisibili di questa città. Sono persone che diventano senza fissa dimora, che non hanno il sostegno economico, non hanno un lavoro, perché ti credo, erano all'interno del CPR di Ponte Galeria. Molto spesso non hanno neanche un collegamento reale col territorio romano, perché magari provengono da altre zone d'Italia. E quindi il Comune si deve impegnare veramente per prendere in carico queste persone, creando ad esempio un collegamento con gli uffici questorili all'interno del CPR di Ponte Galeria, quindi per sapere quante persone e chi sono che escono al di fuori del CPR, e quindi con i servizi pubblici accompagnarle, ovviamente seguendo poi le richieste di ciascuno, le possibilità di ciascuno, il sentire di ciascuno, e laddove vi sia una rete territoriale che la persona già ha, provare a creare un contatto, e dove non vi sia invece costruire quello che è necessario, anche in collegamento con le associazioni del terzo settore che lavorano all'interno della città e che in questo senso possono essere d'aiuto. Immediato svuotamento della sezione femminile, cioè abolire il CPR di Ponte Galeria partendo dall'abolizione della sezione femminile. Questo è un passo che si può fare veramente domani mattina. Parliamo di 5 posti, l'abbiamo chiamata la lotteria di Ponte Galeria, cioè ci sono delle donne che vincono questa fantastica lotteria di entrare in uno dei 5 posti nazionali previsti in questo paese per le donne. Quindi nessuna donna più deve entrare all'interno del CPR di Ponte Galeria, abolire la sezione femminile per abolire poi tutto il CPR. Queste persone, come abbiamo visto anche prima, sono spesso donne con vulnerabilità psicologiche, oppure donne con chiari indici di tratta, o comunque hanno un vissuto di violenza di genere. Laddove non vi siano questi indicatori, si tratta comunque di persone subalterne economicamente e lavorativamente, che hanno subito sfruttamento lavorativo, spesso ex collaboratrici domestiche che lavoravano in nero, che quando perdono il permesso di soggiorno, dopo un bel periodo di sfruttamento lavorativo in Italia, si fanno anche la permanenza finale del CPR di Ponte Galeria e poi vengono espulse. Quindi assolutamente presa in carico delle persone, delle donne che escono dal CPR di Ponte Galeria, e presa in carico immediata per lo svuotamento della sezione femminile delle persone che attualmente, le donne che attualmente sono all'interno del CPR di Ponte Galeria. Anche qui
con i servizi pubblici e in raccordo con le organizzazioni del territorio, qui ve ne sono tante, che si occupano di contrasto alle forme di violenza e di sfruttamento vario che queste persone hanno incontrato nella loro vita, hanno dovuto subire, in primis violenza di genere. E, queste sono appunto le nostre 6 proposte e quindi passo la parola alla... Passo la parola all'onorevole Rachele Scarpa. Va bene, allora innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, anche grazie mille per aver scritto questo rapporto e organizzato questo momento di restituzione che mi sembra molto importante. Allora sì, io volevo approfondire un pochino il caso di Giovanni che abbiamo seguito diciamo da vicinissimo quest'estate, ma anche un pochino raccontare qual è stata la mia esperienza anche di collaborazione e di lavoro sulla tematica dei CPR con tutta la grande rete di professionisti, di associazioni, di persone che dalla società civile si sono volute occupare di questo tema e dei risultati che ha portato e che può portare, perché il caso di Giovanni in particolare è emblematico non solo perché racconta la brutalità e l'arbitrarietà con cui delle persone vengono trattenute e trattate all'interno dei CPR, ma perché ci dà anche degli spunti e delle strategie a noi che ancora ci indigniamo di fronte a una stupefazione generale, credo, rispetto alla non dignità soprattutto delle persone migranti nel nostro paese, e ci dà delle strategie anche di azione su più livelli che io penso sia interessante continuare a sviluppare. Allora sì, è importante mostrare il caso di Camelia perché è proprio emblematico, mostra la situazione più assurda che si può trovare all'interno di un CPR, un trattenimento illegittimo lungo 9 mesi di una cittadina comunitaria, una cittadina europea, in grave stato di vulnerabilità a livello mentale, con una storia di violenze che è potuta emergere solo dopo, ovviamente, che è stata liberata. Giovanni la chiameremo perché così si faceva chiamare quando l'abbiamo conosciuta noi, prima in una visita ad aprile fatta con il tavolo asilo e altre associazioni, e poi in una visita più approfondita a giugno, si limitava a girare in tondo, urlando all'interno di queste grosse gabbie di cemento che avete potuto vedere, e per il fatto che certo non era violenta ma non era neanche avvicinabile dal personale sanitario dell'ente gestore, non riceveva una rivalutazione dell'idoneità al trattenimento e quindi si trovava in una condizione di isolamento e abbandono pressoché totale, senza che nessuno facesse niente. Appunto, da Strasburgo scrivono deriva manicomiale, proprio perché è un esempio emblematico di come, non sapendo come collocare, come prendere in carico e come prendersi cura di una persona con evidentissime fragilità, si sia piuttosto scelto di prorogare il trattenimento fino all'estremo. La cosa che è stata utile e che ci ha dato, insomma, penso possa darci un po' di metodo, è stato il fatto che, se non altro, in sede europea queste cose ancora non sono completamente normalizzate. Noi dobbiamo, penso, batterci contro la normalizzazione di questo tipo di modus operandi che vediamo replicato in modo sistematico, in realtà, perché anche laddove non c'è vulnerabilità pregressa dentro i CPR si genera, sono luoghi patogeni che rendono le persone malate da più punti di vista. E a livello europeo questa sensibilità c'è, tanto che i ricorsi CEDU, da quello che possiamo osservare, laddove siano adeguatamente motivati, quindi anche attraverso documentazione inevitabilmente raccolta attraverso le ispezioni parlamentari, vengono vinti e ordinano non solo la liberazione ma anche la presa in carico di queste persone. Certo, stiamo parlando di singoli casi di
vite di persone che in quel momento cambiano radicalmente, ma io penso che se noi riuscissimo a sistematizzare questa modalità di denuncia, che è fatta di raccolta puntuale degli atti, restituzione all'esterno, non solo alla stampa, ma anche attraverso atti parlamentari, ricorsi, quindi atti giudiziari, e rete di associazioni che attorno a queste persone si attiva, io credo che possiamo arrivare a dimostrare il punto che vogliamo dimostrare, cioè che non solo non c'è nessuna vita idonea a essere trattenuta nelle condizioni in cui versano i CPR, ma anche il fatto che in questo momento la degenerazione di un sistema immaginato 25 anni fa, anche penso con obiettivi molto diversi, questa degenerazione ha portato a far sì che sistematicamente la vulnerabilità venga gestita in questo modo. E è un punto che noi dobbiamo provare a tenere anche politicamente, in una situazione in cui già stiamo lasciando che le carceri vadano alla deriva, e in cui il governo, anche facendo leva su una grande disinformazione su tutta quella che è stata la gestione dell'immigrazione negli ultimi 20 anni, fa leva un modello che si propone di esportare al grido dei grandi specchi avuti con l'accoglienza diffusa, senza mai avere idea di cosa si parli veramente. E questa cosa, secondo me, va sistematizzata. Il fatto di riaprire e riportare in uno spazio pubblico, non solo di appunto di discussione, di denuncia, dove si esercita la dovuta attività di controllo da parte di chi ne ha il potere, ma dove si chiede conto anche ai vari enti responsabili della loro azione, è un qualcosa che va evidentemente rimesso in moto, perché al momento i CPR sono dei buchi neri dove sembra che sia sospeso il diritto che vige anche nelle strutture penitenziarie. Sono un luogo di costante e sistematica eccezione. La situazione che abbiamo trovato a Roma è replicabile tale quale in provincia di Potenza, piuttosto che negli altri CPR d'Italia dove puntualmente andremo, ma noi oggi dobbiamo cercare di favorire questo innesco qui, per cui se si attiva il Campidoglio è assolutamente un esempio positivo, ma andrà sistematizzata l'azione parlamentare, andrà coordinata ancora meglio tutta la grande mobilitazione che c'è anche presente nella società civile. Io penso che noi abbiamo il dovere di raccontare le storie con cui veniamo in contatto, perché sono le più invisibilizzate in assoluto. In particolare adesso Giovanni è stata presa in carico dall'SPDC al San Camillo, e si sta cercando anche faticosamente di garantirle una sistemazione. Penso che in particolare sulla detenzione femminile nel CPR di Ponte Galeria, è vero quello che si diceva prima, si possa fare un lavoro approfondito, perché lì è proprio dove è più evidente la contraddizione e l'assurdità che si consuma sulla pelle di queste persone. Insomma, noi abbiamo perso ovviamente tanta empatia, credo, nel discorso pubblico per quanto riguarda le persone straniere, e non credo che dobbiamo diciamo perdere l'obiettivo di riportarla, ma prendendo atto di questa cosa ormai molto radicata, penso che raccontando le storie delle donne, delle pochissime donne che subiscono detenzione amministrativa in Italia, e che sono, da quello che sappiamo, tutte potenziali vittime di tratta, tutte in estrema condizione di fragilità e marginalità, e tutte probabilmente illegittimamente trattenute, noi possiamo provare a ottenere un primo risultato importante. Deve esserci utile, credo, per
ampliare un racconto che si fa troppo poco attorno al fenomeno migratorio, che è quello della profonda disumanizzazione a cui portano le politiche tutte volte al rimpatrio, tutte volte all'esternalizzazione, tutte volte alla reclusione, alla segregazione della marginalità sociale, creata anche attraverso l'impossibilità a regolarizzare le persone. Penso che sia un pezzo importante di dibattito anche per tutta l'opposizione in questo momento, e spero che da momenti come questo, da questo rapporto e anche da un sempre maggiore e generoso, mi auguro, coordinamento di tutte le forze politiche e degli attori istituzionali, possa nascere veramente un movimento di cambiamento, perché è assurdo, è stato assurdo per me da eletta scoprire che nel mio paese, nelle nostre città, anzi un po' ai margini delle nostre città, esistono questo tipo di